Ciao Tullia, innanzitutto grazie. Prima di iniziare ti chiedo di fare un ciak con noi per la nostra intervista. Pronti? E ciak! Andiamo. Ok, allora ho qui con me un'altra cosa, cioè questo fantastico Apecar, che è il nostro mezzo aziendale, nel senso che abbiamo fatto un viaggio un paio di anni fa in giro per l'Italia con questi aggeggi. Lo conosco quando l'avete presentato a Gubbio. Ecco, esattamente, ora ci conosci già. Sì. E alla fine abbiamo deciso, ma sai che c'è? Noi ce lo prendiamo un apecalessino e lo usiamo per la distribuzione dei nostri giornali, dei bulloni. Quindi diciamo che per noi questo è un po' un simbolo legato al viaggio, no? E quindi ti vorrei fare una domanda proprio legata a questo tema, al tema del viaggio. Okay. Cioè vorrei che tu ci portassi in un posto importante per te nel mondo, potrebbe essere qualsiasi luogo. Andiamo a tanti anni fa, andiamo a Malta, mm-hmm. dove sono stata per quasi 4 mesi, era un viaggio partito per imparare l'inglese ed è diventato un viaggio di vita. Wow. Da lì sono successe tante cose, ho capito che cosa avrei voluto fare della mia vita, non sapendo che poi tornata in Italia sarei diventata mamma, però ah, è wow. stato un addendo in più, però lì ho capito che la vita andava vissuta tutta, in ogni singolo momento, e che non ci dovevano essere rimpianti, era qualcosa di speciale. Ma quanto tempo fa sei stata? Parliamo di 12 anni fa. Wow. E quindi tu sei andata lì per imparare l'inglese? Sì, io ero partita da studentessa, sarei rimasta 2 settimane, non, niente di più. Okay, invece poi una mi cosa sono, breve. Sì, invece poi mi è piaciuto, ho trovato lavoro, sono rimasta lì da giugno fino a settembre. Lì lavoravo come cameriera, niente di più, 12 anni fa, però ha funzionato anche quello. Fantastico. Sì. E c'è invece qualcosa che ti ha portato a fare, un po' sicuramente anche questo viaggio, però un viaggio interiore invece, cioè questo è un viaggio fisico, okay. diciamo. Un viaggio interiore che tu hai fatto nella tua vita, non so, qualsiasi cosa, che ti ha portato ad avere poi una maggiore consapevolezza anche di alcune cose. Sì, ce ne sono stati svariati, però devo essere sincera che, ed è il motivo per cui mi sono fatta intervistare, perché l'anno scorso a Gubbio ho fatto con una delle vostre colleghe il workshop sulle cicatrici. Ah, con Martina. E lì ho fatto un viaggio, quello che io volevo, quello che effettivamente è stato un po' il percorso della mia vita, e perché io adesso mi trovo a ragionare e a pensare che tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che ci succede deve essere sfruttato, deve essere, ma non in maniera negativa, sfruttato per cogliere sì, tutte la bellezza che deve assolutamente superare sempre ogni aspetto negativo. Anche tutte le cose hanno risvolti positivi e negativi, però è sempre meglio guardare quelli positivi, certo. e tenersi quelli, forse anche quelli essere, negativi. Forse anche essere più aperti, no? Perché sì. magari si, con meno paure, accadono, meno so essere un po' meno prevenuti riguardo a tutto quello che ci succede e alle persone che ci circondano. Fantastico, grazie mille. Grazie a voi. Grazie, finite.